chi vuole chiarezza. Questa è un'accusa che ci è stata rivolta, di voler mescolare le carte, non far comprendere bene la differenza tra questa casa e un'altra casa. Oggi rivendico io a testa alta la necessità di fare chiarezza, per comprendere bene che in questa casa vi è una dottrina, in un'altra casa venne un'altra. L'altra casa oggi afferma, vi faccio una citazione specificato che oggi viene diffusa pubblicamente questa lettera enciclica al capitolo 8 al paragrafo 281, i responsabili di quella casa afferma faccio una citazione nella sua lingua madre, è l'amor de Dios es el mismo para cada persona, sea della religione, che sea, y si es ateo es el mismo amor. Questa è una grande eresia, si gioca sulle parole ma l'amore di Dio si manifesta solo e soltanto in Cristo, nel figlio del Dio vivente. Non si può affermare che l'amore di Dio è lo stesso per ciascuna persona al di là dell'appartenenza che questa persona vive, nella scelta religiosa perché questo significa mettere tutte le religioni sullo stesso piano, ma non per una volontà di uomini, attribuendo questa volontà a Dio. Ecco l'eresia. Questo è l'inganno quando si parla di fratellanza. La fratellanza per i cristiani è solo e soltanto in Cristo. Sarebbe più opportuno a questo punto parlare di concordia tra popoli, per non mischiare le parole quando si parla di fratellanza tra cristiani, allora si possono esprimere concetti come quelli di San Francesco in modo chiaro, senza ambiguità. Ma se ci si rivolge al mondo intero e si parla ugualmente di fratellanza, l'ambiguità è totale. Perché si porta a pensare le persone che si è tutti figli dello stesso Dio, parimenti così come è stato più volte affermato in quella casa. Ma questa è un'eresia perché si è figli solo nel momento in cui si riceve il battesimo in Cristo, con Cristo e per Cristo. Comprendete la sottigliezza sostanziale ed essenziale di questa dottrina diversa. Ecco oggi ciò che vogliamo ribadire con forza e vogliamo ritornare a quelle parole che Pietro ha esclamato a Gesù. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente e vogliamo rimanere ancorati a quelle parole e rimanere fermi su quell'insegnamento. E che cosa succede mi chiedo io nel momento in cui Pietro, il suo successore scarta Cristo. Quell'insegnamento scarta lo Spirito Santo. Succede quel che Gesù disse subito dopo a Pietro dopo averlo investito di quella autorità. Nel momento in cui Pietro portò un ragionamento umano gli disse, va de retro Satana tu stai ragionando secondo gli uomini non secondo Dio. La fratellanza universale, questo concetto che ora viene ribadito, può piacere agli uomini, può essere un ragionamento gradito agli uomini, politicamente corretto per tanti uomini. Ma non è il pensiero di Dio che ha chiamato Cristo, il figlio del Dio vivente ad essere colui nel quale riconoscere il Padre e quindi, nel momento in cui un successore di Pietro rinnega Cristo come unico salvatore. Nel momento in cui scarta la pietra angolare, scarta lo spirito che procede nella storia. Si pone esso stesso fuori dalla comunione con il cuore del Padre, con il cuore di Cristo e si pone esso stesso non più nelle condizioni di ricevere le chiavi del regno. Così come Gesù disse a Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ebbene nel momento in cui si scarta Cristo, il suo insegnamento, il suo spirito, né più si hanno le chiavi del regno e non più si ha il potere di legare, quindi condannare e scomunicare. Questo è il termine insito nella parola legare e sciogliere quindi permettere assolvere nella concezione dottrinale e giuridica che questi due termini portano. Ecco quindi che da questa lettura, da questo brano, comprendiamo perché il Padre ha voluto questa Chiesa. Comprendiamo perché il bambino Gesù è sceso da qui in questa terra d'amore dal cielo, e in chiave escatologica comprendiamo che queste parole ci portano a ciò che sarebbe avvenuto nel momento in cui il regno fosse. Ora il regno è, Nuova Gerusalemme, terra d'amore, terra dove il Padre ha stabilito la sua dimora, terra dove vi è la dimora metafisica di Dio, quindi dove Dio ha stabilito il suo regno.